Ok ragazzi, secondo gameplay di Call of Duty Black Ops 3 in compagnia del vostro Diablo Tex. Vai, andiamo, andiamo. Dai, ora mi diverto, ora mi diverto ragazzi, a me queste cose qui piacciono ora, eh. Occhio, abbiamo un sacco di robot che ce l'hanno con noi. Ora faccio un bordello, vai. Vai, fottutissimi bastardi. Ok, andiamo. Fuoco su quel beetle. Dov'è? Vai, fuoco, fuoco, su. Via. Vai così, bradone. Cos'è? Di qua? Vai, smonto tutto, ragazzi. Smonto tutto. Bella mira, cazzo. Vai che ci divertiamo ora. Ora ci... senti? Senti che mira, ciccio? Dai, su, fuori dalle palle. Dai. Hendrix, mettilo in funzione. Ora mi diverto, ragazzi. Guardate qui, l'esercito. Dai, parti, stronzo. Respingeli. Questa merda non può mollarci qui. Grande. Vai, altro trofeo guadagnato, ragazzi. Altro trofeo guadagnato, Distruggo tutto, distruggo tutto. Non ne rimarrà neanche uno. Ottimo così, ottimo. Dai che c'è Bradone qui, number one. Ora vado a piedi. Sono rimasto a piedi, ragazzi. Ora sono cazzi però, La capsula sganciata. Spazio aereo non praticabile. Il drone farà un secondo passaggio. No. Ok, ora qui cosa faccio, ragazzi? Cosa faccio? Niente, sono morto. Sono morto, ragazzi. Mi viene da ridere. Mi viene da ridere. Vediamo un po' se posso correre oppure. Corri. Niente. Dai, corri, 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 cazzo, corri. Buttatemi via da qui. Muoviamoci. Andiamo via, presto. Posso salire? Non posso io? Respingili. Ci serve il ministro in posizione. Vabbè, assurdo, ragazzi. Li devo respingere io questi qua. Devo respingerli. Fantastico. Loro belli lì e io... vabbè, è giusto. È giusto. Ministro, quasi al sicuro. Devi tenere a bada quei bastardi. Il drone in posizione, pronto al recupero. Libero, ti voglio subito qui. Vieni subito qui. Dai, dai, dai. Resto, no, aspetta. Drone pronto a bar negativo. Spazio. Ora posso. No, no, merda. Vai all'ABC. Via da lì, subito. Tenno, la mia squadra è ancora al recupero. Altri robot LRC in arrivo. Arriviamo, due minuti. Tenete duro, non morirete oggi. Ah, ok ragazzi, è finita la missione qui, io stavo in silenzio perché... Allora, vediamo un po' le ricompense, sono state queste ragazzi, abbastanza, ho avuto un po' di ricompense, vabbè andiamo.
Dove sono? Calmati, è tutto ok. Rilassati. Andrà tutto bene. Li abbiamo fregati. Ci siamo riusciti. Gli uomini supereranno sempre le macchine. Purtroppo hai subito ferite molto gravi. Sei stabile, ma non ti riprenderai presto. Chi sei? Sono io, Taylor. Forse è ora che ti svegli. Non trovi? Ok ragazzi, sono salito anche di livello, avete visto, no? Quindi Zurigo centro, capolinea. Ehi, ci sei? Bentornato, Taylor. Sì. Sai che ti sta succedendo? È un sogno. Beh, in un certo senso diciamo di sì. Del resto puoi sempre svegliarti. 12 dicembre 2054, ore 7:30. Siamo a bordo di un treno privato diretto a Zurigo, alla sede centrale della Coalescence Corporation. Il nostro carico è un prototipo per la ricerca neurale dell'accordo di Wislow. In sostanza si tratta di un software autonomo che è in grado di riscriversi per interfacciarsi con qualsiasi altro sistema. Roba all'ultimo grido per l'epoca, destinata a rivoluzionare un gran numero di applicazioni civili e militari. O così sarebbe stato se il treno fosse arrivato a destinazione. Alle 7:31 un gruppo di terroristi ha fatto esplodere un ordigno sul treno. L'attentato è costato anni di ricerche nel campo della robotica. Devi sventarlo. Non è reale. È impossibile. Che mi sta succedendo? Ora sei in uno stato di coma indotto necessario per l'intervento chirurgico. Hai un nuovo congegno in testa, si chiama DNI, un'interfaccia neurale diretta. Ne ho una anch'io che mi permette di comunicare con te. La DNI è ciò che collega la tua mente al tuo nuovo corpo e al mondo che ti circonda. Siamo connessi. Questa è una simulazione nelle nostre menti. Ma hai ancora molto da imparare. RPG! 11 dicembre 2054, ore 11:30. Le forze di sicurezza di Zurigo ricevono una soffiata anonima sul nascondiglio di un gruppo di terroristi. Purtroppo gli svizzeri fanno l'errore di sottovalutare la potenza di fuoco di quegli stronzi. Vengono colti alla sprovvista e ne escono a pezzi. Risultato? Il treno fa boom. Ricordi Diaz? Forse sì. Ti farà prendere confidenza con le nuove cose che puoi fare. Comunicazione, fratello. Dobbiamo sincronizzarci. Ehi, Taylor! Brutto coglione! Non ha sentito un cazzo. Se voglio parlarti, la DNI trasmette su un canale protetto. Non devo neppure pensarci. Ma sappi che non ti conviene apostrofare Taylor come ho fatto io. Non sarebbe peggio di quei robot. Ok, vediamo se ci riesci, senza fare la fine di quegli svizzeri pieni di buchi come il loro formaggio. Ok, via le sicure. Ok ragazzi, possiamo continuare? Il vostro brado qui su Call of Duty è una novità questa, eh. Questa è una... una novità non da poco, ve lo dico.
Non sono molto pratico dei Call of Duty, però mi hanno detto fallo, 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 e facciamolo. Allora, vado un po' qui, ragazzi, perché io mi piace fare un po' le azioni alla Rambo, capito? Quindi... chi che mi spara qui? Un attimo, vediamo un po' se lì può saltare tutto. Non salta nulla. Vai, grande bradone che piano piano si apre il varco qui, eh. Via, andiamo, andiamo, andiamo. Vamonos, vamonos. Allora, per attivare, vai. Passa alla modalità tattica. Come aprire gli occhi per la prima volta, eh. Stai calmo, che piano piano faccio tutto, zio. Stai calmo. Andiamo giù. Fammi nascondere, malema maiala, che qui ci fanno il culo. Ok, devo andare lì, ma qui c'è qualcosa da prendere, boh, vediamo. Vabbè, no, torno su, ragazzi, torno su perché la strada non è questa. Allora, dovrebbero essere due campagne qui a Call of Duty, le farò tutte e due. Quindi, da come ho letto nelle recensioni, quindi... io le farò tutte e due. Non so se una è col maschio o uno con la donna. Vabbè, vedremo. Ho finita questa, si sblocca l'altra. Boh, vedremo. Vedremo. Vai, ci siamo, ci siamo. Bene. Sì. Sfrutta la mobilità avanzata. Ci vuole un po' per prendere la mano, ma migliorerai col tempo. Provaci pure. Ho scommesso su di te. Ah, ok, vediamo un po' com'è qui. È bello, male, bello. Mi piace, ragazzi, mi piace. Andiamo qui? Che dite, ragazzi? Andiamo qui? Ok. Ottimo, grande bradone qui, grande bradone. Sono il super brado, ragazzi. Sono anche brado su Call of Duty, tranquilli, piano piano, eh. Ecco, ora stavo esagerando qui, mi sono messo in una zona un pochettino pericolosa, direi, però. Il pericolo è il mio mestiere, ragazzi, è il mio mestiere, tranquilli. Sono le zone pericolose, quelle da cui è meglio stare alla larga. Ah, ok, giusto, giusto. Quindi sarebbe a dire che loro devono stare alla larga da me, perché io sono brado e... non ho padroni, li asfalto dove voglio e basta, quello è. Ah, ok, quello è un mio amico. Un mio amico, non ci avevo fatto caso, ragazzi. Tranquilli. Via. Ecco, sono morto. Giustamente sono morto, ragazzi. Non c'è gameplay dove Brado non muore, ma non fa nulla. Guardate qui adesso, eh. Ecco qua, l'ho fatta. Sono partito spedito qui, eh. Eh beh. Ho fatto un'azione molto brada, quindi vai, vai così, vai così. Stai tranquillo, ciccio, stai tranquillo. Ragazzi, ora qui c'è un rischio, allora, che se inizia a piacermi Call of Duty, arriveranno anche i gameplay online, anche se magari li perdo tutti, no, però... dai,
Vamos. Ah, eccolo lì, è lì, ragazzi, è lì, è lì. Ottimo, grande Bradoman, grande. Va bene così, ragazzi, va bene così. Chi c'è qui? Ah, è un mio amico, ok, perfetto, perfetto. E ragazzi, perché io sono nemici in questo gioco, capito? Quindi, ecco. Ottimo Bradone, così mi piaci. Così mi piaci, vai. Ti faccio il culo anche a te, Ciccio. Ti faccio il culo anche a te, vai, esplodi. Lo becco questo qui. Grande Bradoman. Vai, vai, ragazzi, sono forte. Sto diventando forte a code, sto diventando forte, vai. Allora, a me quest'arma non piace molto, questo ve lo dico. Ecco, ho imparato già a correre, avete visto, quindi... Ho preso già di mistichezza con questa... corsa sui muri, ok. Ai ai ai, qui devo stare lontano, qui devo stare lontano. Devo stare lontano. Inizia a piacermi il gioco, ragazzi, inizia a piacermi, eh. Ve lo comunico, ragazzi, se inizio a piacermi, inizia a piacermi anche Call of Duty alla fine, eh. La modalità tattica è condivisa. Ottimo, grande Brado, così. Lo vedono tutti, anche attraverso le coperture. Dai, affacciati, vieni qui, Ciccio, dai. Sto facendo il culo a tutti, ragazzi, mi sono messo qui e piano piano sto dando parecchie spolverate di qua e di là. A destra e manca, vai, vai. Calma, calma. Vai, fai esplodere tutto, Bradone. Ehi, tu cosa fai lì? Vabbè, è un mio amico. Ok. Credevo che era un nemico. Va benissimo, va benissimo. Ok. Ottimo, grande. No, no, tranquillo, tranquillo. Dai, che vi sfondo, vi sfondo. No, 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 no. Ragazzi, non so a quanto siamo di gameplay qui, ho perso l'orientamento del tempo, eh. Via, via, vai così, vai così. Vado di qua, ragazzi, che dite? Vado di qua? Ok. Ottimo, ehi, stai tranquillo, stai tranquillo. No, Brado, copriti, copriti, ecco, abbassati, bravo, bravo, ecco qua. E ragazzi, sto facendo il Brado bravo, quindi vai, faccio saltare tutto. Faccio saltare tutto, ragazzacci, eh. Che stile, che stile, ragazzi, che sta prendendo il vostro Brado qui, eh. Qui, allontanati, allontanati. Ottimo, ottimo, così. Grande, e ora? Andiamo? Andiamo avanti? Andiamo avanti? Eh sì. Con molti sistemi informatici, come ad esempio quelli delle unità robotiche più semplici. Invece i robot bipedi più sofisticati sono un altro discorso, fratello. Quei figli di puttana hanno una mente collettiva. Prova a violare e controllare tutta quella roba. Pam! Addio cervello. Ma questi... sono una passeggiata. Avanti. Prova a violare. Scopriremo che c'è oltre questo muro. Ah, oh, tieni premuto L1 più R1. Ok, ora. Forza, prova a violare un drone. Ok, cosa faccio adesso qui? Ecco.
come lo violo. Allora, tieni premuto L1 R1, vabbè. Ah, ok, così forse era così, ragazzi, era così. Facilissimo. Oh, ok, stavo sbagliando io. Esserci un generatore. Distruggilo e la porta si aprirà come per magia. Questa cosa qui mi piace anche, di violare i droni, eh. Eh sì, eh sì. Mi garba parecchio, ragazzi. Vediamo un po'. Ottimo. Puoi vedere una cosa grandiosa. Distruggi quelle vasche. Cosa devo distruggere? Cosa? Queste? Eh sì, eh sì. Scherzi a parte, ricorda di studiare la porta. Può darti molti vantaggi, ma può anche uccidere. Ottimo, ragazzi, ottimo. Allora, appena farà il punto di salvataggio, io ve lo dico, il gameplay andrà a concludersi, ok? Ok. Ta ta ta, niente, dov'è? Dove sei? Dove? Cos'è tutto questo casino? Trofeo sbloccato? Ottimo, mi piace. Vai. Non capisco, ah, mi sparano da qui. Facciamo una cosa, riscendo giù, ragazzi, lo so, non ci sto capendo molto, ma vai. Posso anche uscire dal drone, però no, io preferisco restare nel drone. Ottimo, vai, spariamo qui. Facciamo cadere tutto. Vai così. Dai che ci divertiamo, su. Ce la posso fare, ragazzi, ce la posso fare. Chi mi spara da qui? Chi mi spara da dietro, bastardo. Ok. Lurido balordo che non sei altro. Ok, siamo arrivati. Guardate che casino qui, ragazzi. Guardate che casino. Vabbè, un bordello assurdo, ragazzi. È un bordello assurdo. Li devo distruggere tutti, vai. Ne siete troppi, ma non fa nulla. Che dite, ragazzi? Entro qui? No. Eccolo. Fai saltare il generatore, così possiamo entrare. Ah, distruggi il generatore, dov'è? E vai, ciao generatore, ciao. Forza, andiamo. Allora, ragazzi, facciamo una cosa, il secondo gameplay di Call of Duty Black Ops 3 si conclude qui. Spero che vi sia piaciuto, ci sentiremo con i prossimi gameplay. Ciao a tutti, ragazzacci, ciao. Move!